Oltre che la terra c'è il cardamuro con sì. Il monte di Giorgio sì 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 quindi... ecco vedi fanno girare palla, vedi come ragionano, ecco. Forse va le maglie verdi. Sì, portieri con la maglia della Lega Nord che ci è stata offerta gentilmente da Salvini perché ha detto che ci aiutava anche lui in questo caso per la manifestazione. Tanto vedi giochetti di classe da parte del primo cittadino che scambia con Leonardo Coppola che poi prova, ecco vedi, attenzione, no peccato, occasione sprecata. Amici amici di montediprocita.com, ci troviamo al Parco Benessere in località Cercone a Monte di Procita. Questa sera uno spettacolo davvero particolare, un torneo, un calcio alla disabilità con le liste che hanno partecipato all'ultima tornata elettorale qui a Monte di Procita. Quindi si affrontano le quattro liste con i colori delle liste ovviamente che erano scese in campo. Il tutto nasce da un'idea di Borrelli, di Andrea Borrelli, quella cioè di far scendere in campo la politica quando serve, quando si tratta appunto di raccogliere fondi per cause così importanti. Sì, l'idea è nata dal fatto che in quest'ultima tornata elettorale Monte di Procita è stata davvero presa da queste elezioni, c'è stata una popolazione che è stata coinvolta interamente, quindi perché non approfittare di questo attaccamento alle elezioni per diciamo, sfruttarlo per una raccolta fondi benefica, in quanto noi diciamo, vogliamo acquistare un'altalena per disabili da installare nel parco, non è solo l'altalena per disabili, noi vogliamo anche adeguare l'intera struttura, eliminare qualsiasi barriera architettonica, in questo ci dovrà aiutare anche l'amministrazione, quindi diciamo che questa è la seconda manifestazione, è la seconda tappa di questa raccolta fondi, noi abbiamo intenzione di installare questa altalena per disabili entro la fine di quest'anno. Al di là ovviamente di questo appuntamento molto particolare, molto bello, ci racconti un po' le attività del centro, gli orari, quando i nostri amici visitatori possono venire qui a trascorrere un po' di tempo in tranquillità? Sì, il Parco del Benessere è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, gli orari di apertura sono, di apertura e chiusura sono 8.30, 13 la mattina e 15.30, 18.30, anche se poi nella realtà dei fatti siamo aperti tutti i giorni fino alle 20, l'utilizzo dell'intera struttura è gratuito, compresi i campi di calcio e basket e poi ultimamente abbiamo anche installato un campo da tennis. E allora so che durante l'estate poi ci sarà anche un gemellaggio con l'associazione Vivi l'Estate per dei tornei che si terranno sempre qui. Sì, io di questo ne sono davvero felice perché tra le associazioni bisogna aiutarsi e per noi è un vero piacere poter ospitare Vivi l'Estate che è una realtà ormai storica di Monte di Procita e riesce a coinvolgere tanti giovani e noi siamo davvero orgogliosi di poter ospitare. Insomma, un'estate davvero ricchissima di appuntamenti qui al centro, al Parco Benessere, basta arrivare qui e rilassarsi, località Cercone, Monte di Procita. Parco Benessere, siamo qui anche con il sindaco di Monte di Procita, Giuseppe Pugliese. Allora Peppe, dicevamo con tanti altri, una grande iniziativa per la solidarietà, per dare un calcio alla disabilità, un appello che è stato raccolto immediatamente da tutte le liste che si sono scontrate all'ultima tornata elettorale. Una bellissima iniziativa, assolutamente meritevole di tutte le attenzioni, quindi noi siamo qui, anche io che non gioco da tanto tempo, l'ultima volta mi sono strappato, quindi siamo qui per questa associazione, per questa iniziativa che merita tantissimo e quindi speriamo di raccogliere tanti fondi a favore di questa iniziativa. Allora un suggerimento, gioca piano perché il sindaco infortunato non possiamo permettercelo. No assolutamente, c'è bisogno di un sindaco integro, quindi andrò a 3 all'ora. Al massimo dopo pochi minuti mi farò mettere in porta. Parco del Benessere, tra pochi minuti inizia l'altra partita del torneo Un Calcio alla Disabilità, la politica scende in campo per ovviamente questioni nobili. Siamo qui con il dottor Leonardo Coppola, anche tu convocato ovviamente, maglia arancione per te, quella di Svoltiamo Insieme. Buonasera a tutti, un'iniziativa nobile, complimenti ad Andrea e siamo qui, è vero. Tutto questo stiamo mascherando la selezione per il prossimo campionato di calcio di Serie A. Ci saranno gli osservatori dell'Inter, Milan e Juventus, per cui siamo tutti quanti in piena forma. Io e Franco saremo sicuramente selezionati. A parte gli scherzi, questa è una bellissima iniziativa. E quando si parla di bambini, quando si parla di malattie, quando si parla di disabilità, chi non scende in campo, secondo me, non può nemmeno essere chiamato uomo. Cioè, i bambini hanno bisogno della nostra massima protezione, prima come genitori, e poi come professionisti e come politici. La disabilità per essere alleggerita, magari eliminata, non deve prevedere barriere, per cui la raccolta fondi per un'altalena è solo un inizio, secondo me, delle cose che si possono fare, per cui tutti noi abbiamo il diritto di fare qualcosa per i bambini e per chi soffre, e anche per le loro famiglie, naturalmente.
Allora, tra pochissimi minuti scendi in campo con Svoltiamo Insieme. La vostra prima partita è contro Monte di Procida 2.0. Io gioco a calcetto con gli amici ogni fine settimana. In genere, per giocare e per divertirmi, individuo sempre qualcuno a cui dico ti devo far male. Quindi sto individuando forse Nicola. No, Nicola non c'è. Antonello, sì, sono d'accordo con Franco, quindi vi preannuncio, questa è un'esclusiva che lasciamo a Sky TG24, che metterò sotto e farò male Antonello Varascandola. Mi ricorda un film, Picchio d'Esisti. Picchio d'Esisti, il grande Oronzo Canà. Infatti ho proposto al nostro mister Biagio Massa, che è qui presente con noi, di adottare prima il 5-5-5, poi il modulo a farfalla, e il colpo finale per la finale sarà il modulo a farfalla. Sì. Saluti a montediproce.com, saluti a Paco, saluti a Franco e saluti a tutti, e diamo una mano ai bambini sempre, tutti i giorni. Arrivederci sul campo. T'ammazzo. Questa è la volta invece di fare futuro con l'amico Rocco Assante. Allora, parlavamo con il dottor Leonardo Coppola. Rocco, un'iniziativa assolutamente da lodare. Quando c'è da dare una mano, soprattutto a dei bambini, soprattutto quando si parla di disabilità, la politica deve scendere prepotentemente in campo. Assolutamente, no, è un'iniziativa veramente bella e sono convinto che riusciremo a fare qualcosa di buono oggi. È anche l'occasione, insomma, dopo le elezioni, di stemperare un po' il clima delle polemiche, di tutto quello che c'è stato. Quindi calci per tutti. Calci per tutti, infatti ho avvisato il sindaco, ho detto vieni con i parastink perché Perfetto. Ci divertiremo. Rocco è la prossima preda della sua squadra. Ah, ecco, diceva Leonardo che Rocco sarà la prossima preda di Leonardo. L'importante è che hanno portato i parastink. Ha delle intenzioni minacciose anche lui. Perfetto, come vedete si stemperano le tensioni qui a Monte di Procida. Alla prossima. Allora, Monte di Procida, Parco del Benessere, un calcio alla disabilità, con Giosi della Ragione, neo sindaco di Bacoli, con la squadra di Free Bacoli che affronta le quattro liste civiche di Monte di Procida. Voi insomma giocherete direttamente la finale, anzi giochiamo, che teoricamente direttamente la finale, però siamo qui soprattutto per onorare una causa importante. Sì, dopo un'intensa giornata di lavoro in municipio, nonostante sia sabato, siamo qui per onorare questa bellissima manifestazione, perché comunque unisce due comuni su un tema sensibile come quello della disabilità. Sono felice che ci siano tutte e quattro le liste di Monte di Procida, che ci sia il sindaco Beppe Pugliese, perché possiamo continuare a restare istituzioni anche stando tra i cittadini, tra la gente, vivendo la nostra giovinezza, la nostra gioventù, come è giusto che sia. Siamo qui per dare un calcio alla disabilità, ma anche, mi permetto di dire, a chi poteva pensare in passato che le due comunità di Bacoli e Monte di Procida non potessero essere unite. Stiamo facendo di tutto per farci sentire un unico gruppo, quindi bacolesi, montesi, ma soprattutto flegrei. La raccolta fondi è per un'altalena, un dondolo per disabili qui al Parco del Benessere, uno degli spazi pubblici di Monte di Procida. Ecco, a Bacoli ci sono tanti spazi pubblici da riconsegnare alla città. Sì, questo è un modello da intraprendere anche a Bacoli, assolutamente, in cui i giovani possono investire sul territorio e permettere ad altri giovani di divertirsi, di fare aggregazioni. Punteremo su questo, da Cuma a Bellavista, tutti i luoghi sportivi abbandonati, gli daremo nuova dignità. Quindi per noi questo è un modello, lavoriamo insieme e faremo sicuramente ottime cose a Bacoli e a Monte di Procida. Questa volta siamo con i gialli di Rinascimonte, con Carmela Pugliese. Allora, cosa ne pensi di questa iniziativa? L'abbiamo chiesta un po' in giro, prima agli arancioni di Svolta, poi ai blu di Monte di Procida 2.0, ai bianchi di Fare Futuro e adesso ai canarini di Rinascimonte. Intanto grazie per l'intervista a montediprocida.com. È una iniziativa interessante e importante, perché questo paese deve assolutamente in questo paese si deve assolutamente diffondere la cultura della disabilità, e quindi per trovare aiutare queste fasce deboli. Allora, invece vedo proprio dietro di te lo squadrone giallo che prenderà parte al torneo. Lui è Mazzola ed è il mister. Allora, mister, come si gioca? Svolta Popolare con Leonardo Coppola diceva che probabilmente faranno il 5-5-5. Solo 5 noi e basta. Solo 5, forse. Basta, solo 5. Grazie a tutti, grazie a tutti voi, buon divertimento. Giovani tifosi al Parco Benessere per il match, o meglio per il torneo Un Calcio alla Disabilità. Erlisiana salve, Paola salve. Allora, partite tra poco inizieranno, voi siete qui perché?
Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per il giovane tifoso. Siamo qui perché personalmente ho trovato questa idea meravigliosa, perché si unisce lo sport, la trasversalità politica e per un fine ottimo che è quello di aiutare i bambini, insomma, meno fortunati. Siamo anche con la consigliera Carandante. Allora, quando c'è da fare del bene la politica deve scendere in campo, soprattutto quando si tratta di bambini di disabilità. Non solo, la politica deve sempre essere in campo. La politica è il buon governo e anche le manifestazioni sportive di questo tipo entrano nel buon governo della città. E allora vi posso augurare una buona visione del torneo. Ho l'impressione che non ci siano proprio dei campioni in campo, ma saremo a vedere. Ci divertiremo. Grazie.